Alleluia. Gloria, gloria al Signore. Vogliamo meditare ancora una parola da parte di Dio, tratta dal Salmo 65. E voglio condividervi un pensiero che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Cari fratelli, perché è lo Spirito di Dio che deve parlare ai nostri cuori, è lo Spirito Santo, alleluia, lo Spirito della verità, è colui che deve parlare, e non l'uomo, non la teologia umana, non la filosofia umana, ma lo Spirito Santo di Dio. È colui che deve parlare alla Chiesa, al cuore dei credenti, all'anima che ascolta. È lo Spirito Santo, lo stesso Spirito che ispirò i profeti, che ispirò gli uomini che scrissero da parte di Dio. È Lui che deve guidare anche noi, affinché in ogni brano, fratelli e sorelle, in ogni versetto troviamo degli insegnamenti che possano trasformare la nostra vita. Vi voglio condividere un versetto dal Salmo 65 che ha parlato al mio cuore. Voglio trasmettervi da parte di Dio questo pensiero, questa riflessione. Amen, nel nome di Gesù. Salmo 65, leggiamo dal verso 9. Alleluia. Tu visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci grandemente, e poi dice: il fiume di Dio è pieno d'acqua. Tu procuri agli uomini il loro frumento. Dopo che hai così preparata la terra. Amen. Alleluia. Che sia lo Spirito Santo a parlarci. Nel nome di Gesù, che ogni pensiero umano scompaia, affinché siano i pensieri di Dio, che sono più alti dei nostri, affinché sia la saggezza di Dio a parlare al tuo e al mio cuore. Cari nel Signore, questa parola che abbiamo appena letto ci descrive due condizioni o due luoghi. La terra o il fiume? Dove ti trovi tu? La terra ci parla della natura umana. La terra ci parla di un luogo arido, di qualcosa di secco, di qualcosa di duro. Così è la natura umana, è terra, terra secca. Se in te che ascolti
non c'è la presenza dello Spirito di Dio, tu sei terra secca. La tua vita è simile alla terra arida, dove non cresce nulla, dove non ci sono frutti. Se in te non c'è la presenza di Cristo il Signore, se non c'è lo Spirito di Dio nel tuo cuore, tu sei terra arida, terra secca, dove crescono soltanto spine e triboli. Ma se tu credi, se tu credi nel Signore, c'è un fiume di vita che sgorga dal trono dell'agnello, dal trono di Dio. Salmo 65, verso 9, dice: tu, o Signore, visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci grandemente. Perché ti voglio dire, caro che ascolti, caro fratello, sorella, uomo o donna che ascolti, quando Dio visita la nostra vita, quando Dio arriva nella nostra vita, quando Dio, alleluia, quando il Signore tocca la nostra vita, la terra arida viene trasformata. C'è un cambiamento. Tu non puoi più essere lo stesso. Tu non puoi più rimanere nei soliti pensieri. Quando Dio arriva, quando lo Spirito Santo scende su di te, la tua vita viene trasformata. La terra secca viene trasformata. Il tuo cuore viene trasformato, rigenerato. E dentro di te iniziano a sgorgare fiumi di acqua viva. I fiumi della presenza di Dio. I fiumi dello Spirito Santo. Tu visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci grandemente. E qui si parla di un cambiamento, di una trasformazione, di una rinascita. Alleluia! Qui ci parla di un luogo che viene trasformato. Quando Dio arriva, i nostri cuori vengono trasformati e noi non possiamo più vivere secondo la carne. Noi non possiamo più rimanere nella solita condizione, ma quando lo Spirito Santo scende su di noi, alleluia, si manifesta un cambiamento, una trasformazione, dove non c'era nulla, si vedono i frutti. Dove c'era peccato, si vede la santità. Dove c'era carnalità, si vede la vera spiritualità. Dove c'era morte, arriva la vita. Alleluia. Dove c'era Satana, arriva Cristo. Dove c'era le tenebre, ora c'è la luce. Alleluia. Tu dove ti trovi? Cosa sei? Sei ancora nella terra arida? O ti trovi nel fiume di Dio? Questo verso ci parla di due luoghi
che rappresentano due condizioni di vita e rappresentano anche due nature. Questo è ciò che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. La terra, fratelli e sorelle, ci parla della natura umana, arida, peccaminosa, vuota, ma il fiume di Dio ci parla di una nuova natura, la natura di Cristo, il fiume dell'acqua della vita, dove ci sono frutti, dove c'è santità. Tu dove ti trovi, caro che ascolti? Non basta dire io sono credente, io sono evangelico, io sono pentecostale, io sono battista, io sono apostolico, io sono metodista, non basta. Bisogna avere la certezza che lo Spirito di Dio vive in noi e che noi viviamo in Lui. Che il nostro essere, il nostro cuore è stato immerso nella Sua presenza. Ecco il battesimo con lo Spirito. Essere immersi nella presenza dello Spirito Santo. Salmo 65:9. Tu visiti la terra, o Eterno, e la fai sovrabbondare, l'arricchisci grandemente. Il Signore, caro che ascolti, cara che ascolti, vuole portarti nelle profondità del suo fiume. Allo stesso modo in cui il Signore portò il profeta Ezechiele, come dice la scrittura, il profeta Ezechiele in un'occasione fu trasportato verso una nuova esperienza spirituale. Egli che già conosceva Dio, egli che era già un profeta, egli che aveva già profetizzato addirittura nella valle delle ossa secche, più avanti, il profeta Ezechiele ebbe per grazia di Dio una nuova esperienza col Signore e fu trasportato verso quel fiume glorioso. Amen. Ed Ezechiele ebbe l'esperienza col fiume delle acque salutifere, acque di guarigione. Ed Ezechiele fu immerso in quel fiume. Alleluia. E per certo la sua vita non fu più la stessa. Dio vuole arricchire la tua vita. Il Signore vuole trasformare la tua vita. Egli non vuole lasciarci nello stato in cui siamo. Lui vuole trasformarci, farci crescere di gloria in gloria, farci andare avanti di valore in valore, di fede in fede. Tu hai bisogno di una nuova esperienza. Tu hai bisogno di essere immerso nel fiume dello Spirito. Non importa da quanti anni conosci Dio. Non importa le belle esperienze che tu hai avuto nel passato. Ma hai bisogno
e posso dire abbiamo bisogno di una nuova esperienza con lo Spirito Santo. Ezechiele non si fermò, non disse: Signore, ma io sono già un profeta, io sono già maturo, sono già credente da tanti anni. No, ma lui si lasciò trasportare, si fece guidare da Dio verso il fiume glorioso dello Spirito. Alleluia. Tu visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci grandemente. Il fiume di Dio è pieno d'acqua. Fratelli, il fiume di Dio non si asciuga mai. Lo Spirito di Dio è pieno di potenza, è pieno di benedizioni, di grazia da dare a tutti. È una fonte inesauribile. Il fiume di Dio è pieno d'acqua. Amen. Che sgorgano dal trono di Dio. Perciò, fratelli, avviciniamoci e beviamo, perché solo così la nostra vita potrà essere trasformata, ricolma, ripiena. Il fiume di Dio è pieno d'acqua. Tu procuri agli uomini il loro frumento. Fratelli, nel fiume di Dio c'è provvidenza, c'è la pienezza, c'è il cibo, l'abbondanza spirituale. Alleluia. Dopo che hai così preparata la terra, tu imbevi di acqua i suoi solchi, ne livelli le zolle, la morbidisci con la pioggia e ne benedici i germogli. Il Signore vuole trasformare la tua vita. Il Signore non vuole che tu sia terra arida. Il Signore vuole immergerti nel fiume dello Spirito, nel fiume della sua grazia, nel fiume della sua presenza. Il Signore ti vuole portare a una nuova profondità nella sua presenza. Il Signore vuole far sovrabbondare la tua vita con le ricchezze e le virtù dello Spirito. Alleluia, alleluia, sharabatande rebekeria, affinché tu e io non siamo più uomini carnali, ma siamo uomini spirituali. Alleluia, alleluia, credilo, e per fede, nel nome di Gesù, tu sperimenterai una nuova pienezza, sarai battezzato con lo Spirito Santo, sarai ripieno della virtù, della grazia di Dio. Ricordati, il fiume di Dio è pieno d'acqua. Il fiume di Dio è pieno d'acqua. Digli: Signore, Dio mio, Signore mio, Gesù Cristo, Signore della gloria,
immergimi nel tuo Spirito Santo, immergimi nella tua presenza, ricolmami della tua presenza, fai scorrere, Signore, fiumi di acqua viva. Voglio vedere il frutto della tua grazia nella mia vita. Trasforma la mia vita. Invocalo nel nome di Gesù Cristo. Alla materia kama shoroboko. E si ripieno di Spirito Santo. Ricandororobo sherebekaya. Che i fiumi di acqua viva, Padre, del tuo Santo Spirito ricolmino ogni fratello, ogni sorella, fino a sazietà. Falli sovrabbondare, arricchiscili col tuo Spirito. Alleluia, togli ogni miseria della carne, della terra, ogni contaminazione, ogni iniquità, toglila, Signore, e ricolmaci della presenza, della santità, dell'unzione, dello Spirito Santo, per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Inondaci, oh Dio, col tuo Spirito. Alleluia.